La lite è iniziata in un appartamento di via San Germano a Calcinato in provincia di Brescia e si è conclusa in strada nel sangue. La vittima è Gennaro Esposito, 37enne, padre di due figlie, ucciso per le coltellate ricevute alla schiena e nel collo dal 34enne Dione Cheikh, senegalese, arrestato dai carabinieri mentre cercava di lavarsi dal sangue dell'uomo con cui aveva discusso in casa sua. Tutto è accaduto ieri sera, all'ora di cena, pare per un regolamento di conti per motivi legati alla droga. Due persone avrebbero assistito alla scena e avrebbero allertato subito i soccorsi, che sono arrivati rapidamente sul posto, ma per il 37enne di origini napoletane, ma che abitava da tempo nel bresciano e che in passato aveva fatto il pizzaiolo anche in zona, non c'era più nulla da fare. Situazione difficile anche quella del senegalese, per cui si erano già mossi i servizi sociali, che pare fosse ancora legato al mondo della droga, nonostante lavorasse saltuariamente in un'azienda agricola poco lontana. In casa sua pare infatti che siano stati trovati contanti, bilancini di precisione e droga. L'accusa per lui sarebbe di omicidio volontario aggravato. Sentiamo le voci delle persone del paese. La vittima lavorava, a quanto pare, ha lavorato in alcune pizzerie, in alcuni locali, la conoscevate? Vi dico la verità, io l'ho visto così di vista qualche volta, ma non lo frequentavo, non l'ho mai visto. L'ho visto così in paese qualche volta, ecco. Non ho parole, non me l'aspettavo. Cioè, pensi sempre che succeda da altre parti, ma non qua. Sinceramente, ieri sera sono accorti in pochi perché tante case sono disabitate. Alla fine penso che siano robe loro, cioè che non intaccano neanche noi famiglie, perché sono regolamenti di conti, non lo so. Cioè, se sei estraneo a questo mondo penso che non ti possa accadere nulla. Dopo, per il momento speriamo che sia solo un caso isolato. Ecco. Diciamo di sì, lo conoscevo perché famiglia abbastanza in difficoltà, veniva da noi a mano fraterna, quindi come Caritas per gli aiuti